Come può vedere dalla quantità di carte, la tenevamo d'occhio da diverso tempo, signor Anderson. A quanto pare lei sta vivendo due vite distinte. In una di queste lei è Thomas E. Anderson, programmatore per una rispettabile società di informatica. È iscritto alla previdenza sociale, paga regolarmente le tasse e aiuta le vecchiette gettando per loro l'immondizia. L'altra vita lei la passa al computer. È una celebrità tra gli hacker con il soprannome di Neo e di fatto ha commesso ogni crimine informatico concepibile e attualmente perseguito. Una di queste due vite ha un futuro, l'altra invece no. Voglio comunque mostrarmi generoso e disponibile, signor Anderson. Lei è qui perché il suo aiuto ci farebbe comodo. Sappiamo che è stato contattato da un losco individuo, da un personaggio che si fa chiamare Morpheus. Quello che lei presume di sapere su quest'uomo è irrilevante. È considerato dalle massime autorità il criminale più pericoloso oggi in circolazione. I miei colleghi pensano che io stia sprecando il mio tempo con lei, ma io sono convinto che lei desidera fare ciò che è giusto. E sono disposto a cancellare la lavagna. Potrà ripartire da zero. In cambio, io le chiedo solo una certa collaborazione per assicurare un losco terrorista alla giustizia. Cioè, è un'offerta molto allettante. Ma io ne ho una migliore. Facciamo così. Io le presto il mio dito. E lei mi fa fare la mia telefonata. Male, signor Anderson. Sono deluso molto. Non mi fanno paura i suoi sistemi da Gestapo. Conosco i miei diritti. Voglio fare la mia telefonata. Mi dica, signor Anderson, a che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare? Oh!